bomba in arrivo, signori. Ai ai ai. Spiro. Lash, forse dovresti smettere di scartabellare per 5 secondi. Guardate che la birra non ve la pago. Non siamo qui per la birra. Oh. Mm. Qualcun altro pensa che dovrebbe muoversi al rallentatore. Sognerà un matrimonio in grande, che dite? Signori, duello alla spada o alla pistola all'alba? Ma non vi ricordate niente, eh? Pensate alla lezione di Adam Smith, il padre dell'economia moderna. Nella competizione. L'ambizione individuale serve al bene comune. Esatto. Ognuno per sé, signori, mi raccomando. Sì, e quelli che fanno fiasco finiscono con le sue amiche. Io non farò fiasco. Sì, è meglio una bionda oggi che una gallina domani. Non è così il proverbio. Che nessuno si muova. Guarda da questa parte. Mi pare che guardi Nash. Oddio, lui potrà pure essere in vantaggio adesso, ma aspettate che apra bocca. Vi ricordate l'ultima volta? Sì, quella è entrata nella storia. Adam Smith va rivisto. Ma di che cosa stai parlando? Perché se tutti ci proviamo con la bionda, ci blocchiamo a vicenda. E alla fine, nessuno di noi se la prende. Allora ci proviamo con le sue amiche. E tutte loro ci voltano le spalle perché a nessuno piace essere un ripiego. Ma se invece nessuno ci prova con la bionda, non ci ostacoliamo a vicenda e non offendiamo le altre ragazze. È l'unico modo per vincere. L'unico modo per tutti di scopare. Adam Smith ha detto che il miglior risultato si ottiene quando ogni componente del gruppo fa ciò che è meglio per sé, giusto? È questo? Giusto, giusto, giusto. Incompleto, incompleto. Ok? Perché il miglior risultato si ottiene quando ogni componente del gruppo farà ciò che è meglio per sé e per il gruppo. Se è un sistema per essere l'unico a provarci con la bionda, vai all'inferno. Dinamiche dominanti, signori. Dinamiche dominanti. Adam Smith si è sbagliato. Eccolo che va. Attento, attento. Grazie.